Debra. Gine. Ah! Dove mi appoggi la figlia a me qua la compro? Mi ce l'avete chiesto qua tanto, portamela alla cucina. Invece no, dammi tempo, pa, meno un momento. Dammi tempo. Voglio, voglio, ma la pazienza ti sono aiuta in detta. No, adesso come un coso non metto niente e per me. Invece no. Beh, lo so, se non me lo fai bene, la santa giornata non arpusa, non che? Qua non so, qua la cucina, questo bello che è. Teo, pa, oggi, mo mi fino un bello piacere invece. Di sti belli che cuiete, hai capito? To, se vuoi leggi, ecco lo giornale. Ma se che ti dico, non mi abbi come ieri a dire che ti dai lo bagno, pa, eh? Non abbi! Che ieri 36 volte me li detto, pa! Anzi, se lo sapete un mica, la memoria in grazia a Dio l'artinga ancora. 35 me li detto, pa, perché lo 36 me li date al cordevole, pa! Un pezzo in pezzo c'è la vita! Ma perché mi metto un 50 rubati? Che te l'accordi io, scene! A me non mi può fare domandare matte qua dentro, pa! Ma da quando magazzi la mattina che è? Per lava, stare, cucina e prepara! Ecco, già mi sa abita al fangurp! Non che lo verso, non che? Eh? Aspetta un po'. Ce lo fa l'immasciato qua dentro? Come è? C'è pulisce qua dentro! C'è pulisce! Ginevra, si vuole pure. Ginevra, beh. Lo magna che siete arraiati tutto qui, eh? Ce lo fa magna? Ce te lo fa magna? Eh? Come è? Ce te lo dà magna qua dentro? Beh, Ginevra, si vuole da. Mo migne se ne, eh? Non parliamo di un bagno, eh? Mettere so detto, mettere so detto. Non parliamo di un bagno dalla mattina alla sera. Ci ti ci porta lo bagno la mattina alla sera? A spenne, La fa, ma che ti che la fa? Che vuoi fa, pa, già troppo te, ci ti ci porta lo bagno la mattina alla sera? Ci levo, però che a volte mi ci porta, per la faiella mi ci porta. Ma... C'è chi? Beh, che a volte la faiella mi ci porta. Ma... Aspetta te, aspetta. Ci me la fatte fa, ci me la fa fa. Mica mi faccio un cane di caffè piuttosto, che se non ci pensa a Ginevra, io, eh? El, mo casa ragazzi, per il lumagnano di frate, per quello ci cioè, manca qua dentro a compiere l'opera. Non ha fatto mai niente. Manca la meia, Pete, eh? Solo per farmi danna, qua dentro. E lo bello da pu, lo bello che da pu ti dice, che armette la pensione, dove sta? Che se l'armagno tutte cose, la pensione, te le vede? Cioè, però, Ginevra, lì te la protecava, da quando sono uscito si protecava, mannaggia che si mannaggia. De belle, per azzurro mi tenesse da sta, pa? Tu mi hai dato, come te ne sa fare non protecare qua dentro? Le vedi che non dico manco 5 monete per me, pa? Da quando mi ha la mattina, le vedi? Guarda un po' cosa ha fatto, le 10, si è alzata tua moglie? Li vesti tua moglie? Sì. Tua moglie, s'azzate. Ma che ci fa quelle vite? Che ci vuoi fare che quello oramai che ci figlia? Lo so, eh. E lo so, la signora è vecchia soltanto quando parla che è, non che? Ho questa storia qua dentro da fino. Io questa storia la faccio fino qua dentro perché non mi ce l'avete c'è. E mi metto che li mano, li metto che non sono stata a sentire mamma. Ogni volta mi dicei, Gine... De sposa Gine che se ne è un gullo una crece. C'è una crece, io qua dentro, pa. No cruce, non mi sono gullata, non è una crece. Buongiorno Gine. Ecco sto bello cambiene. Oh. Avanti. Ma tempo! Gregorio, si è alzato! Tante grosse... dove volevi stare, Gregorio? Si è alzato! Gregorio, buongiorno! Buongiorno, fa che... attenzato, Mi si stinga che mi sono alzato, lei stai dalla camera, dice! Ma che non mi vuoi spero che sono pochi entrati, non mi vuoi stinga che Non piacere, va? Purtroppo lo bagno, piuttosto! C'è chi? Oh, Raffaele, tanto che ti alzato, che stai qua, sempre detto! Accompagniamo lo bagno, un momento!
Ma tu schiaffi la parata, se la faccio! A me stai aspettando! Gire, dillo te, può piacere, Per piacere, una volta. Non questa la mattina, appena sagazzi, chiudo le dente lucesse e sfiatele là dentro, sfiatele. Finta a me. Io non è che ce le portesse soltanto, dicele, però lascesse il dente. Ma perché mamma mamma te non mi fai le parole? Ma mettere so bella arcumannata per a te. Ma fai una master quando volte me le doce che ti dà il bagno. Può sempre che non puzza un can. Per carità te le doce, ne? Portala al bagno. No, io non ce la porto questa. Ma fammi un po' capo la fiamma, ma che faccio? Hai messo un orologio di quello che ti caiono un bagno, fammi capo, ma io non so. E poi, che è? Quando sta a casa? A me mi do la schiena, mi do le piti, mi do le gambe, la bronchite, la polmonite, tengo l'asma. Ma siamo bene. Invece mi è stata posta la luce, sta meglio ci posta questa. E poi io la pensiera a me la metto sana e sana in questa casa, quindi io devo essere servito e riferito, non abbiamo, che se andiamo a mangiare c'è per la mattina. Ma una volta a me non piacere non me lo potesse fare, una volta. No. Dopo vedete che cresce t'arcumbenze, vete e provvete, sindame. Perché che vuole si dice? Che un patraterno mi avesse a fare la festa a me? Allora sì che volesse dirci che lo padre eterno se non potesse accordare una volta da una buttarella qua dentro la puccia coia coia c'è coia coia e sa pure sbagliare coia a me fosse santa sì le parole fosse santa che a me e tanto che avesse accogliuto che io caracca però un momento perché in questa casa mo non solo ci sta le minacce ma pure in balle di ieri mi abita a mandare da casa però cara signora ascoltate una cosa che se scappa ripita a me morite di fame c'è un giro di fame l'ultimo sarà per la fete cadere ne avete avanti è successo perché? Li fate tanto danno alla via aperta, ma te sei velocissimo, ti insegnerete, beh! E poi ti posso dire una cosa? A succe un giapillo, fai a pimbonare, che 11 giorni ti casca come una pera secca, ti casca! Ma c'è la parte da, purtroppo allo spagno, te all'est, che succede? Io lo padre eterno cosa sei lì cerca? La pacienza cerca, che si sta, ci sta aiuta un po' troppo che me. Ci sta aiuta. Non ammazzare che io dica maldizione ma io prima o poi me la cura l'uma tarazza perché se ne fiecare tutti i mattini mazzo ciupito io e dopo quando me la chiamano mi ci addorme come una ciccia oh Ginè buongiorno. Ben alzate, buongiorno. Grazie mamma, grazie. Che ci sta un goccino di caffè? Perché se ne beve un caffè che due biscottini, mamma, io ne birra una da buona. Lì me abita buona sì invece. Dice. Lo sapevo come abita di me? Che è tre volte che porta lo bagno marotte, che le so fatta azzare, le so lavate, le so vestite, le so fatte per magna. Invece come abita la giornata a me? Eppure il caffè è pronto, avessimo fatto oggi per una tazzarella. Grazie, è bella cena. Un'ora come te. Però, guarda. Grazie, mamma, grazie. Lo zucchero c'è? Pronto lo zucchero, ecco qua. Ecco qua. Quante ce ne vuoi? Due, grazie. E mo ti aiuto io, avessi a fare che ti stricca pure a mettere lo zucchero. Ecco qua. Uno e due. Pronto. Grazie, mamma. Biscottino? Certo. Se ne faccio lo sai e cane, aspetta, mo ti aiuto pure io a fare lo sai e cane. Sai e cane. Sai e piano, ma sa molle, Ginè.
Dammi la pazienza, Gesù Cristo. Anche perché Ginè, io mi devo tenere su perché stamattina c'ho una giornata molto ma molto impegnativa. Quando non fa le cose, non è? Infatti, perché prima di tutto dai. Devo andare dall'estetista, poi veramente me l'ha ordinato l'umete, che la B. Ma così unisci l'utile al dilettevole. Ti fai la lampada e ti asciughi un po' quello che è l'artrosi, capito? Quello che. E tu me la sai fare di capo perché in queste condizioni non sta bene, Ginè. Ah, questo è tutto quel che te ne hai da fare, non è? Ginè, ma te che pensi? Che dopo con la bronzatura tu mi la camicetta bianca o quella gialla? Beh, con la bronzatura ormai la camicetta bianca, secondo te risalda di più la bronzatura, non è? Grazie, mamma, per i belli consigli che mi di te, grazie. E invece che fai oggi? Io mi metto a strillare come una matta. E povera a me, perché? Mo mi metto a strillare come una matta, ma che faccio? Te non vi proprio a nessuna parte, ma che oggi mi ci trovo proprio, ma te non vi proprio a nessuna parte. Mo aspettiamo bello che si alza tuo figlio, Ci allucchiamo tutte e tre unite qua lo tavolone e mettiamo in ghiarna, una volta per sempre, come sta le cose, che facciamo oggi, ma. Ma scusa, Ginè, è successo qualcosa? Ancora non succede, ma non è detto che io entro, ma se ne faccia succede, perché io qua la tengo. E vado a un po'. Conosci sta storia? Buongiorno, mamma! L'accidente che ti puoi, io ho anche fatto compagnia. Ginè, ma sembra che io ti faccia come ogni volta. Ma sei compagnia di stupidaggine. E dai, mamma, da sono molto buona stanotte, guarda. Andiamo a pingere, andiamo a pingere. Perché ti come? Che io sono dormita stupita. E tutti i materni ti dicono, come va, mamma? Sì, quando non dormi stupita, come voglio? E a poi mi fica a scappare un caffè. Ombe. Sì, mamma, ma che fa? Ti giotate, insomma, temi fingitate. E poi, per lo materazzo, non ti preoccupare, ma. Mo che ti arriva la pensione, avevamo detto come facevamo. No? Pensione. Mo che ti arriva la pensione, paghiamo le bullette che stai a pagare e la rimanenza va a finire lo materazzo, va buono? Te lo pide più. Speriamo. Ma, come ti pare, va buono? Speriamo. Che bella moglie, venuti qui in attrice. Oggine! Ci siamo di caffè per me? Luciano. E per mio marito. Hai sentito, mamma? Per mio marito non c'è il caffè. Beh, guarda, mi caldo caldo. Ma che fai? Io non lo sapevo che tu volevi fare la colazione con la mammina tua. Sì, l'attrice. Pronto, guarda un po', caldo caldo. Biscottino ce lo vuoi? Come la mammina. Abbassato va sciupano un can, se ne. Quanto è bello essere. L'inestimano che oggi non è giornata, se ne te le spezza. Lo zucchero ce lo vuoi pure tu lo zucchero? Se lo sì, un cucchiaino. Un cucchiaino? Beh, un cucchiaino. Beh, e che c'è fai con un cucchiaino? Beh già, ma avessi mai fatto una cacca rimorso che tutta questa fatica, visto, se ti vede qualche svenimento, ci pensa la mogliettina tua, è vero? Fa quello che ti pare. Ecco, pronto. Uno, due, tre. Ma basta! Ma quando me ne metti lo zucchero, ma che fa quei matte? Ma se non si, lo zucchero mi fa male! E te ce lo metto ancora! Te ce te ne sei da struzza! Frega, te fa fa! Ma che ha fatto quei mammi? Sambo, Ma ti ha trattato male? Sì? Mo te faccio vedere che compagnia! Ti faccio vedere l'ombra della casa che compagnia, mo'. Che cosa vuoi? Che vuoi? Io volevo fare la domanda, mamma, te la faccio anche io. Fa l'uomo una volta, per sempre. Che vuoi? Se mi ci vedete a cercare, che vuoi? Dove c'è? Ma, papino, si è alzato o dorme ancora? Grazie.
mettere giù. Di chi sei? Mi ci stavo andando storto. Te mi donate che domanda mi fate? Eh? Ma che mi domandate? Ma che ne sica, padre, che da me sa azzate, padre? Eh? Mi padre ti sa azzate, sa lavato, sa vestito, ma sei per lavorare, tuo padre? Eh? A lavorare non ha mai fatica, padre, te me va a lavorare, mi piacere. Non ha ragione, mamma, ma... a lavorare, non che si vuoi piangere, va bene, ma fatica, avanti, dici, dove vai a fatica, avanti, dici, parla, avanti, dici. Ma fai parlare, eh? Mm. Tuo padre è andato a lavorare, non lo sai che tuo padre fa il custode, eh? Il custode. Ma per piacere, quella dottor Comascia stupita, ma io cambusante le va a fare lo custode, per piacere. Ha ragione mammina, avanti, dici, avanti, dici. Dove le fa lo custode, papina, avanti, dici, parla. Non ti parliamo, becca di questo. Tuo padre fa il custode del cesso, dalla mattina alla sera, sta un becchito là dentro, diglielo alla mammina tua se non lo sa. Va buono, ma manca la può far crepare lo povero, no? Ma poi è morta che sta ferma. Che fa, patrate? Patrate in grepe, patrate qua dentro fa crepare. Dai, mamma, da stamattina qui oggi. Dalle sighe, eh? Ma qui però, mammi, dune le cose. O te li fate arraiare o questa data che la mena storte. Molto mi che. Ma io proprio, a me appena io so detto che devi fare delle determinate commissioni, mi sono ingannato, ma tu non esci, tu così, tu colà. Non mi fate parlare a chi? Piuttosto te stanotte, chissà che convenite. Yeah. Ma quando si dorme quello rumbe pare un trattore, fa sì ma, non si ha mai la sbia e quella ma c'è dei. L'amor di Dio. E mi sa matto che ti per pera dorme che quella notte. Me ne so caputo, se te invece t'avessi sviato, quella stamattina non stava così nervosa, non stava. Sì, la svia, quell'ora che facevi secondo te? Io che a 300 che l'ho morto, ne? Dio, per favore. E ci sarà morto, mammi? Non mi fa parlare, non mi fa parlare stamattina. Sì, io. Ti ho mandato uno di sal, ci ho mandato. Ti ho la casa, mi ho mandato uno di sal, ci ho mandato. Sì. Ma questo è uno di sal, ce l'ha mandato. Fofo, come si fa? Poi se portiamo l'uccesso, tu scappuzzo, ma portate. Come la fa? Io ma te che? Ma lì come la fa? Quella colpa è tutti i vostri. Perché? Avete fatto tutti i posti bing, si che ne sbaglia. Perché la da fa? La porta nord quella di Lucesse, bianca quella della camera, esce quella cucina, quella la strumenta. Molto sto scemo. Cioè facevamo la casa da vecchina, ne? Ma te devi essere di morte. Ma che mi ha messo questo? Guarda un po' ma che li messo in gastoga, frate? Le metti sta buona, scemo. Ma che ci vuol dire? Certo che questo non ingagna mai. Ma lì questo la giovanotte lo vende sempre adesso. Quanto mi fa questi gallucati che chi si c'è? Arcangelo, se c'è l'incima di chi mi credo, te la chiamano un parducciale. Che chiamano la chiamano? Se metti la benzina sana, posso mettere un sacco con la me. Ma che ci va a spolarsi, la l'estetista, si che danno gli renne. Ma anche gli stanghetti mi ci dice quello che me la sa a me. Ma ne mangi, è quello che te mignetega. Da poi, ma io vorrei sapere, io mi avrei sposato il papà, mica a te, mica a te. Mamma, te. Perché, dai. Perché andare a sciolutare. Cioè? Perché è lì timbo, signora. Tu avevi il marito lufaggiano, soltanto con lufaggiano e svelto si è scansato il cotto della cuoio. Pur carrebbe te, ti visto mai dallo specchio, la faccia della cuoio all'estero, ti dici sì. Mi faccio parlare, che scegliese, ma vedi c'è bretta. Quasi un tessetto con breste. Un bello regalo me lo fece mamma. Ti do la casa, quello e quell'altro. Infatti ne facevi un candelabro e ne ti ingaggia dentro la casa. Da sema Bill. Gine! Gine! Santa Ginevra! Io la fa quasi bene che la mattina latte e caffè per cortesia. Lo so. Perché io metto la pensione sana. E sana te la migna. Quello che si tira il corpo?
Che è qua? Che ce la fa? Che è qua? Ma te lo dice che ce la fa? Che ce la fa? Fa fa? No, scusi, già che ci stai? Un po' di pane che la cioccolata che mangi che stamattina. C'è il cacciolo capitale. Oggi ne già stampo della marmellata, deve vedere la zuglione, quello mi piace per mettere il piede, caccio tutto, tutto qua, tutto. Certo, lo fai in stomaco di te benedetto, eh? Mi capote come funziona qua dentro, eh? Tanto riscia e tanto argento. Tante cacce di pensiero e tanto marmellata. A grande madre c'è soglia che mette frega di soldi. Piuttosto sta muovete. Capito? Perché io non posso stare a ammassare questi due cucci a fare. Perché se no qua tuo nipote non ha capito una moglie, ha capito una serva. Ma se Ginene te c'è sa mano un rimbondo in bondo, papà ti vuole bene. Io ti voglio bene. Non buttate a rovina che qua dentro, ne va, carecci. E poi c'è manca sperato, ma non lo so, faccio fare quello che mi pare. Se teneva la parrucchiera, l'estetista, quella, dalla mattina alla sera sotto all'umese, tutte pronte. Qua fa i picnic al bagno dalla mattina alla sera. C'è manca sperato. Io qua non ce la faccio più. Va buono, ci siamo capite? Gine motore di chi è quel che ti dà fa la fiamma? Quando l'animale si aggazza la mattina, tu portalo dentro la gabbia del cesso. Io ci metto un bel lettecci, ci metto un comodore, ci metto la baciuta, ci porto bene a mangiare, che la fesca, la porto a cassare e gli chiedo dentro il cesso. Così non ci mette a nicere questo. All'indra, che bello, ma fammi capo il cinema, era di questo che ci volevi parlare? Ci rivita finalmente, scene. E di che cosa se ne è, ma? Questo, signor me, porto dentro l'uccesso. Chiudere là, sfiate le danze, questo. E all'indere però, lo dico all'indere però, che? Ma che fa mangiare in me conto qua dentro quello che sta succedendo? In tutti i modi, Ginè, mi dispiace per te, ma noi la soluzione ne teniamo. Infatti, la soluzione è giusta, Ginè. Da filestre, nenghe, qua nenghe che ne teniamo la soluzione. Quando volete trovare la soluzione, che ne teniamo. Ma volete chi è allora, come si fa? Come ha fatto con Baggine? Perché, come ha fatto con Baggine, scusi? Con Baggine, ha pito la mamma la bella accesa. Noi ci diamo per questo se mi ha solto il problema, che sta Luca dell'Occhio, che sta a fare questo? Che sta a fare? Non succede la finisce, come ha fatto con Baggine, che ha chiamato una bella badante, esse come ha fatto con Baggine. E da si belle, Ginè, ma le si quante costa una badante? Sì, da un po', ma... A me non me ne importa proprio niente di quanto costa. Io qua ho bisogno di un aiuto. Va bene, da sola non ce la faccio più. Fa piacere, io a te stingo a parlare. Che io stavolta non stingo a scherzare proprio per niente. Senza fa come di chi io stavolta, un matrimonio fa una scegliecca. Sto parlato, fa a me a guardare. Mi capite? Ma io che ci chiedo, ma scusa. Questo mi ha fatto un ora poi... Che ha fatto Ginevra? Che sono nascito tutto pretechendo. Che ha fatto? Mica poi che la disgrazia della casa sei te. Come è? Tu sei la disgrazia della casa. Perché? Ecco, quando ci stite la guerra, ma succede, la guerra. Che succede? Sta succedendo tutto qua perché te la mette la badante, te la mette la badante. Che la fa? La badante te la mette. Che cazzo c'hai a fare che la cantante? Che ci faccio? Che cazzo c'hai a fare che la cantante? Ma che fate in matita io? Non andate guardi, ma siamo della via. Ma che c'è che andrà a cantare? Vedete, mo te fammi le cose, ti avverto e ti canto finché la bocca va. Lascia l'andare, scemo, la badante, scemo che l'inzigata. E all'indole però che vita Luca piuttosto. Mamma mia, come facciamo, mamma, quando entro a casa? Ma ne sapevo quante cose ne abbatante, ma ci rendiamo conto quante cose? Anche perché qualche te danno la pensiera a me che è, eh? Perché la pensiera del frate te non è niente, eh? Questo, questo, quando la scema te, per che piacere, per piacere. Non la facciamo, mamma. Mamma, però, Ginevra tutte le torte ne te, eh? Ma fa una cosa, mamma, tu mi belle viste, te prepire e mi chiama con Baggine. E chi è che compagini? Ma che voglio dire già compagini? Deve venire che così diciamo come l'ha trovato per adesso? Le trovo pure per niente. Non ci vai, ma non ci vai, mi dispiace, non ci vai, io mi ci vergogno. So fa, ma mica mi ruba, gli mi sono addirci, ti vuole parlare la mamma. Non ci vai, non ci conta che me. So fa, ma che già gli stingurti che non mi so bevuto il caffè come si deve. Non mi fa conto di accettare, se ne faccio peggio di me, va bene. Come lì, se ti serve, molto il prestigio in cuotello. Raffaele. Dai un po' di tregua piuttosto sul stomaco, se non sciurne scoppia. Boom!
E penso per te che mai ti sono dopo che ti ha detto, io tante anni e tante anni che manco una goccia di diabete, te, niente, niente, gli va tutto per nutrimento a quelli. Insomma, facciamo compagini. Allora, vi stai considerati che te, da fare un magnaio, mi vai a preparare. Tarcumman, Raffaele, dai uno sguardo. Che guarda, quengevete. Senta se ti chiama frate, te capite? Tarcumman. Ma poi che ha fatto, Pugliette? Lascia tutto per te che. Ti senti a me? Con 11 di uno ti fa la pelle, con 18. Io se fossi che te mi dormessi, chissà chi avevo perché ho sfidato col cuscino, senti a me. Perché si è andato un beso dentro sta casa? Ma che è successo? E che sta succedendo tutto per qua? Perché te la mette la badante a te? La badante te la mette. Ma che me ne frega, ma se c'è un levante e nascito, che ci tengo da fare? Ci tengo buono con la casa mia, che c'hai a fare con il levante? E me ne importa a me. Niente! Niente! Caccia canto un levante! Niente! Ti hai detto che c'è un levante, niente! Questa che è la catavatta che non ci fate c'è te, che ti sei imbannato sta cosa? Ha detto che ti mette la badante, dai la brutta. Che c'è te che la fai con la badante? Quando ti sei creduto di lucessi, invece da buttare a me, chi me la bella badante è quella che ti porta lucessi, capito? Io la porto a lucessi, ma te sei mezzo male, io mi porto a muovere, io ce la porto a lucessi. Ma intanto te ce la porto, che fa? Paghiamo la badante e fatti buttare lucessi a te, quella! E se porto lucessi a te, intanto! Ah, sono capo, se no che te lo metto, sopra la carrozza lo porto io in lucessi, che? Non so quali sono tutte. Fammi capire, ma sta partaggio è un paese nostro, che? No, non è di della Russia. Come è? È della Russia! Ma che me ne frega, per io russo la notte, io non va buona per me, io va buona. Io che la Russia, lo sai, mi dispiace che non ti sfido quando stai a Russia. Non è della nazione della Russia, della nazione. Bene, che rampa come sta con un bene vecchio. E me ne faccio mandare che mi fa quella zia. E ci si parla che quello. Non mi ne frega. Ma può piacere, ma te ne serve niente a me. Non faccio mandare che non mi ci fate scacciare niente che sta con la zia. Non me ne frega. Brutta ma una ladra che non sei altro! Chi fa? Al caccio la culazziana che stai vecchia! Appena vi mettete d'accordo te marete, te! Quando da chiacchiere e ti pulo asciuta velena, ha portato la culazziana che gli mette la panzigliana, che sa la sala, qua! Qua, vai, cazzo! Ma prima di parlare, per vince, mettete davanti a lui! E che mi sono lucato in testa e non l'ho attivato il culo a te! Ragazzate, ragazzate! Ecco! Per te da più la pensione di accompagnamento per te. Dove sta la marmellata, la cioccolata, l'eccedente che ti poi sfiatate. La mia nacunata, non me lo fa trovare, Sì, ma pazzia, io mi siete a preparare, ma ti è pazzia per te. Ma io davanti a dire che Gesù Cristo fa tante grazie, tante ne fa. Una potessa fa buena, buena almeno, non è una sì, buena. Raffaele lasciata. Raffaele, che si è preso? Accompagni, ma non vuoi che mi scompagni? Ma non la vuoi, mi piace niente! Che hai fatto? Non posso buttare. Ma mangia! Hai fatto tanto anno tu basta! Non potevi fare una vedella che la chiesa non aveva lucesse! Tu ti metti di poco, non mi scompagni, dai, mannaggia! Che la fai? Non mi sta buono, non mi sento buono, mannaggia! Non mi fa fare un giro, però non mi scompa! Non mi fa fare un giro! Non mi fa fare un giro! La Madonna stai per fare la grazia, 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 stai per la grazia, stai per fare 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 la qua, stai per fare la grazia, stai. Vai, compagni, vi qua, vi sai? Sì, ma andiamo facciamo qua dentro, ma...
Che è successo? Come è che è successo, compagino? Beh, che ne vuoi la povera moglie, non ci sarà vedi chi è, che papà? Non ci sarà vedi chi è, ma neanche tanto che papà, che lo zio, non ci sarà vedi chi è, quella non è tra. Allora, compagino, qua, Luca, siccome mi saputo che tu pita una badante a tua mamma, lo vero? Ma è bella, è buona, badante, si sa fa, non ci sa fa, com'è? È bellissima, e basta. Ma non ce ne può trovare una pure a noi, compagino? Ah, boh, questo è lo problema. Oh, che non costa sì, che te molle sì la situazione qua dentro, Compagino, buongiorno. Sì, comare, buongiorno. Come sta, comare Maria? Mamma, che ti dico, ti dirò, che sta proprio come la regina, e basta. Che da quando io sono messa la badante, ma ti dai credo, io mi sono sposito, ma adesso sta proprio buono. Meno male, vero? Ma lo compare, che mi stavi a dieci capure pure io ti trovando una badante. E infatti di questo che tu lei parla oggi, già che li trovate per comare Maria, ne potesse trovare pure per noi. Per oggi che non costa sì, parla chiaro se va. Comma, io conosco una signora. Una bella signora. Vabbè, dimmi le sottigliezze, perché è brava. È bella sera. A me mi assolvo il problema e sono convinto che l'assolvo pure a buco. Quelle non è tanto un problema, quelle ve li trovo, ve le porto qua alla casa, ci facciamo un discorso. Però che vuoi dopo la fine, che cosa gli sarà? Ma che fa si matta? Ma non quenge capote niente, mamma! Ma a te te ne matare! Ma che ci entri? È la signora che ti procura la balanda, compa! Per la miseria! Va bene, mamma, per morire, ma se mi ballo, ma balliamo, che volevamo fare? Cioè, mamma, però non è che potremmo ballare anche di valzer! Davvero, mamma! Comma, non ti preoccupare, mo ti ci parlo io con la signora. Bravo. Anzi, te le vai a chiamare quasi subito. Io le sono viste proprio io sotto, mentre che passei. Bravo, faccio. Passo il mio lo problema, ti ci parlo io. Brava, va. Va, mamma, va. Oh, mi sentite proprio cadente. Che mo balliamo lo falso, dai, muovati. Ne compa. Oh, chi te la porta, Sandunde? Mamma, come ci pensate a ballare un valzer oggi qua? Ma ci niente che compagini! Ma siete io che andremo a ballare! Un valzer luccia cia cia! A quando sto a ballare! A quando sto a ballare! Io vorrei sapere che state a pensare quando facevo qua! Ah, boh, però una mamma può sbagliare! Non ce l'arvo! Ma Ginevra che ci ha trovato che fai, ma non riesce a farmi capace! Sì, però è che me la badante, se me la badante è che a me mi salta la vacanza, mi salta lo matarazzo, mi salta tutte cose. Sì, ma ogni casca ci stanno pengerette, ma è che fiecare ci piove come da fuori ci piove. Non se ne affele bene, non se ne affele. Dai, dai, cammina. Dai, avanti. Andiamo, Luca, te chies? Me ne mi ha buttato chi per oggi, Tatto, fermi che sei zitto, Ma poi... Tatto! Ma mi parpagli qua un bagno! Ma metto, non ci sono portato! Ma ti c'è, ma ti c'è. Raffaele, scusa, ma dove li lasciate, Gregorio? Io sti cercato. Ma com'è mi sono cercato? Ti posso capire che non avete la Nutella, non avete i biscotti? Ma la carruzzella, fofo, la carruzzella, non vedo che è più lì gira, la fai che mi fai sbagliare per parlare. In effetti, che è di più lì gira? Io sono tagliata luce e sono lì gira, come sei già sbottito? E quando ci sta bene di rotta, ci sta bene di rotta. Grego! Ma lasci questo, tanto questo è buono che è. Questo è che è una tazza di nuovo che sta tutto contento. Ma per te, voglio. Maria, ma dove io, tra fare il bimbi? Cioè, ma te ci sta te in buchiamaga? Mi sa me se la porta a chiesa, che ne sa che ci sta te in affari? Guarda, te non facete per bene, te non facete per bene, frina essa. Ma Marcello, siamo tutti morti la soluzione, ho fatto la festa. Ma bello. Che ti è successo? Non è andata, penso che ma che stavo la panza andata a volte, io me ne vado. Una biga. In questo momento fai. Te sei la disgrazia di sta casa, non mi capite. Oddio, che te l'era, fai. Mi piace, non mi faccio mandare. Molto da sta zitta. Oddio, che te l'era di panza. Ma come mi sei credito? Ma mi stai dando un bagno, non mi stai buono. Oddio. Gregorio, Raffaele sta morto. Oddio. Raffaele, che scioprezzetto! Ma scomposito andavo dicendo per scomposito a
parlavo di te. Che non cucini, un'altra cosa che... Le strofaglie che sono benedette, non posso ammazzare che sono benedette le prime, no? Sintambo, tu me la devi cercare che imbaffa. Madonna. Per dar ninze, per dar rete, per dar quarta. Non dà ma che c'è. Ma non ho fatto male qualcosa, che ne so, scendi, ma non me la posso. Avanti. Viva Mosci, che è? È bene. E per piacere non sgancia che poi si dica. Un'altra volta, la saccia la strada. A te, ma a te, mi faccio un po'. Ma non la posso. Al conto che esso. Silenzio. Al conto. Fifi, qua dentro, ma che vuoi fare qua dentro? Ne avete? Sarcenale, a voi, ecco. Tagli ze presto la mattina. Se venu cristiana. Dai, a poco non vieni dentro alla casa. Arrivo. Ecco. Oh, buongiorno, com'è? Buongiorno, com'è? Prego, prego. Ma mi porta tra signor. Ma come? Signora, prego, si accomodi, buonasera. Prego. Accomodatevi. Vi posso offrire qualcosa? No, grazie, ho una certa fretta, quindi se... Allora io vado a chiamare mia suocera. Ah, va bene, va bene. Posso lasciare un attimo? Arrivo subito. Non ti preoccupare. Signor, Marco Manne sta attento a parlare, ma soprattutto ne dice tu prezzi, che questo sta come le ulbi, sta, E poi, se ti avessi trovato in difficoltà, ci sto io vicino a te. Mia bella topolona! Ma sei matto? Ma che fai? Come ti permetti? Vabbè, io te lo so detto per farti stare più tranquillo, per farti capire che vicino a te ci stinghi, che bella donna che sei. Ma insisti? Lo sai che adesso ti do uno schiaffo e ti faccio diventare più basso di quello che sei, corto e mal cavato. E poi il mio mestiere lo conosco bene, non me lo devi insegnare tu. Ma poi chi ti veste? Dove ti vesti? In che negozio compri? Con allora la signora... Che ciuale, che zivella. Arrivata la signora. Sta cuocendo, ecco. Ecco, signora, allora, mia suocera e mio marito. Oh, piacere, signora, piacere. Piacere, signor, piacere, signor, piacere, signor, piacere. Allora, signora, allora... Ce l'avete trovata la badante? Signora, calma, però io capisco l'urgenza, signora. Ma mi dovete dire se la volete di lingua o di mezza lingua. Vediamo. Mi sentite che avete quello? Questo può dare invalido, mamma. Ma perché, signor? Uriai, eh? Angaia? No, è Ciavaia. Ciavaia, ma che lingua è? Signor, voleva dire se è balbuziente, signor. Ma no, ma che avete capito? Invece... Quella di lingua parla italiano e quella di mezza lingua non lo parla per niente. Vabbè, signori, per portare un bagno mare, perché che ci vuole la gente in bus? Beh, ma... vabbè signora, ma io le devo dire come stanno le cose, insomma, certo. Quella di lingua costa qualcosina in più, ma come alla casa lei non ce l'ha nessun'altra badante. Quel ce l'ho. Beh, mi dispiace. Io spesso le vado a controllare, perché insomma sono molto professionale. Beh. E anche perché le mie badanti le curo come se fossero i miei fiori, Ma mi sentite? All'annaffi come se fossero le margheritine. Signora, ma te la nise tutti gli uni. Ma suo marito ha qualcosa che non va? Purtroppo. Ripreso dal papà, signora. Ah. Un po' difettato. È un po' difettato. Beh, le dicevo, l'altro giorno stavo proprio a casa di una di lingua e aveva un appartamento pulitissimo, profumatissimo. Quelle di mezza lingua, mi dispiace, una sporcizia, beh, insomma. No, poi decidete voi. Beh, allora me lo faccio io, quale mangiata. Guarda le mandate. Qua la badante la venne a fare le pulizie. E sta io ai satenda papini. Me la cantai manca tanto me la balla. Del signor, quante cose? Calma, però, come correte in questa casa? Non ci sta, no, queste ludine, quante cose, quante voglia. Dategli qualcosa, è agitato. Un attimo, devo controllare. Sì, mamma, me le controllo. Sembri brutta famiglia. Siete fortunati. Ne ho due a disposizione. Ma mi rubo la matematica. Ma che cosa? Quella di lingua ci vogliono 800 cocuzze. 800 cocuzze, ma mi indica che... Ci ho fatto un prezzo buono, sentite? Scimo, sì, quando vuol dire 800 cocuzza, 800 euro! 800 euro? Quella di mezza lingua 600 euro, non una lira di più, non una lira di meno. Lo vedi come quando cucci li precocchi in una piazza? Sentite però, mamma, ha sotto la cascetta di precocchi, la piazza! Io prendete di sciafla la cascetta di precocchi. Però scusate una cosa, mo si, perfetti. Quei cavolo abbatati.
Te cavo una matarazza. Non lo so, lo zine infatti che ho mangiato, tu lo mangi la fai, A me se permettete mi tengo a comprare la macchina però, che? Beh, mo vediamo un po' che vuole fare, che? Mi sa che la badante, non è niente. E finita a fare l'elenco di quello che serve a te? E di quello che serve a me qua dentro? E quello che serve a me? Mi ce ne sento, non è? Qua ti lasci la badante, capito? Come sia sei di lingua lunga, di orecchia aperta, non me ne importa, ti lasci la badante, compagni, se no io me la picco te, che? Scusa, io che ci entro? Com'è che c'è Gondri? Se ne le faccio fa te all'era. Se lo vesti. Senti, come se sapevi fare la badante, non si fatto nella casa mega. Allora, ma abbi qua, imbarà. Compagni, non ci fa casa, allora, per piacere. Ha parlato la matta, non ci fa casa, non è? No, signor, facciamo una cosa. Fiamme quella di mezzalingua. Per piacere, entra a portici le ecche, così abbia fatto io fare la storia. Calma, ci sarebbero 200 euro. No, quando è stata brava la signora. Parlando, ci ha calato 200 euro. Ma che ha capito, signora? 600 più 200 per le mie spese. Allora signori, la matematica non è un'opinione, 600 più 200 fa 800, non è cambiato niente, signori. Io le mie spese... Scusi signori, che spese avete? Ma come che spese ho? Io le badanti le devo trovare, le devo andare a prendere, le riporto, le prendo, le riporto. E poi stanno a casa mia, alloggiano da me, mangiano signori, alle mie spalle. Signori, guadagnate bene, perché su Cospar che luccica, le scarpe sono belle, guadagnate signori. Forse. Ma io lavoro tutto il giorno. Scusi, che cosa fate? La mediatrice. Allora che devo fare, scusate? Mi devo trovare quella di mezzalingua? Quella di mezzalingua? 200 euro per me? Compagni, anticipate il caputo l'arding, dai. Compa, prima di tutto ti dico 200 euro. E poi, chissà buemi che t'artruo a te le venga a dare i soldi, non c'ho nemmeno una lira, no. Ma qua o mi date 200 euro non se ne fa niente. Ma buono, signor, fa una cosa, allora per piacere, guarda, signor, mi metto in ginocchio, va là pì. E dopo, quando arrivate portate dei 200 euro, perché con 200 euro vuoi essere. L'importante è che mi piaghiate. Senza signori. La compagnia io è bella signora. Andiamo, signora bella. Che vuoi? Chi ti conosce? Quelli che ti siamo da chiamare prima, che non mi conosce? Senti che non mi conosce. Pensa c'è tu, compagni, ciao Valere, ciao. 600 più 200, detto niente. E dimmi, mi piace parlare da solo? Beh, 800 euro, sai che sembra tutte cose, sembra. Un bello matarazzo. Non mi dice niente, mamma, che mi ce l'ha togliato, me l'ha girato tutto, quello non me lo fa chiamare, dato ce l'ho detto, l'ho già un po' rigirato, perché questo non si può. Sanza! Mamma, mica le piena rasata, mamma, dalla capetta. Ha chiamato l'uffo e per girare un matarazzo. Tagnatelo la sunata qua dentro. Basta, Ginevra finita. Mo tutti li masciati passano alla bardascia. L'unica cosa che spero è che se la... Sì, che sargisce un po' solve, che se ne ce l'ho sentito qua. Che tutti i quattro che tenete a caccia. Dai, qua dentro. Sì, dentro, fai... Oddio, ma se ne passa con un eccio. Se ne fifonate domani, sì che cambia. Li belli tu dici, quelli per i damigiani. Te le metti a ninzare, la rete, per quattro, tutte le paste. Ma ti è pietra tutte le paste, piace. Ma se va bene, ma è successo l'era del panza, che succede? Che cosa? Ma non l'era del panza, sei tutto. Ma bene, ma a te, però, non fa niente, fa un po'. Tanto che sente muove. Tu vai? Ma cosa fa? Gine, scene, pa. Se pierde a me, pierde l'occhio della coccia, pa. La verità. Meno male. Piuttosto che oggi arriva gente a nuovo qua dentro. Come è? Oggi arriva gente a nuovo. Oggi non ce ne me lo fa oggi per poter che l'ho, quando vuoi, se non mi fa lo stomaco a mangiare per poter che l'ho. Sì, che fa? Facci mettere una bella saggioccia l'ambiente, così ti faccio pesantezza, te fa. Non c'è gente a nuovo, ha detto, ma che ti capo? C'è gente a nuovo. Ma per piacere, va? Questi stevi lì vecchi, stevi a questi. Oh, ce ne bevete presente? Proprio. Ma se qua si sa di pandemia che l'ova su win. Brava matone. Ma pure tocca a chiedere la luce. Speriamo carro. Ci diamo in bomba! A badante! Merda! Bomba! Io ero venuto con Baggini! Ci da trovare a badante, se ne può fragile! Sai, con Baggini qua! Beh, una bella notizia! Prima sono incontrato la signora, io so! Perché? Ma
bella notizia, le porte, le porte, Edgar, le porte. E me com'è, compagni? È alta, bionda, com'è? Lì è quello formoso, com'è? Compagni, è tutto il contrario di che pensi tu. Perché? Anzi, ti dirò di più, a me mi sembra una mezza chinoccia. Prima, e secondo mi sa mai che non ci sta che la coccia. E dai, ma mi sentite? Ma dai, ma la biga! Lo vai a chiamare subito. Signora Bella, si accomoda, si accomoda. Ma ci sta che la coccia è in mezzo a ma che male, Fofo, può piacere, ma che bene. Sono tornata. Una bella... Ve l'ho portata? Una bella... Brava, signora. Vieni, Stellina, siediti con me. Sì, accomodatevi, prego. C'è di Stellini portando cucana, portate. All'Indel. L'esercito ce la fai... Ben arrivata. Ve la presento. Mo vai a vedere, premi io. E ecco che se non mi voglio venire in questa casa, scappa la situazione di mano. Capace che terverà veste. Scappa la situazione di mano. Acchiappale. Voi siete la badante? Buongiorno. Qua mi piace, qua proprio no. Sì. Chi vi siete portati? Chi è qui? Chi è qui? Che sti fa? Qua non è la badante. C'è chi è la badante? Con l'altro è la badante! Per amore di Cristo andrà a casa quella, Che c'è la mazza manilla andrà a casa, in giro voglia? Allora, ve la posso presentare? Sì, sì. Io ho fretta. Mi deve scusare, signor. State che te chiede voi, te mette mezzo a vita. Questa è Alexia. C'è chi è questa? Alexia. Per un uomo, 50 anni, russa, non sposata. Ci sono nulla. Ci sono nulla di pezzi. Scusa, signor, scusi, quanto ci vuole per questo? 600 euro. 600 euro e me ce l'affitti in me? No! Non so capo! Io per 600 già la 600 euro e vado nella nostra massa di cosa draga! Ma perché l'hai incinta la mia badante? Signora, ecco! Signor, cara signora, se quelli gli mettete una bella nell'uccio sopra la coccia, sì. Se potete farlo portare a chiave della prima volta della casa, la portate! Signora, mi deve scusare! Io che 600 euro ci vai a comprare i bistecchi o macelli! No, la carta del pasta macelleria! Prendite le tegra! Se per i piedi sordi ti ho andato! Puzza t'arraia, madonna me! Signore, mi deve scusare, io ma questa è una cosa fatta, signore. Ma che finire? Io la notte, quando mi magazza bella, se mi riesce qua di notte, ma che esce un mazzo la villa da questo, io non voglio! Ma se ti giovete! La Lind! Che sa fa questo? Che sa fa? La gente! Pulisce, cucina! Ah, sa cucinare? Sì. Questo non sa fa niente, signore, sa fare il brodo? A te. No, sa fare il goulash. È la sorella che lo faccio quello. Era a me. Il capote. A me mi piace il brodo. Però questo Ginevra, molto le dichie. Questo il brodo non ne può fare. Perché cara Ginevra, la gallone, quando vede questo, deve stare nel brodo, se ne bella anche, se mette di piema se ne vanno a pullare. Perché se bagnino per la gallone, se ne basta, mi stai nervosendo. Se l'ambare, se l'ambare a fare le cose, va buono, se l'ambare. Cosa l'ambare? Cosa l'ambare? Se già non lo fa vedere qua. Sì, signor. Per le bocce del lungo. Questo sta vicino a fornire, che la faccio? Io lì, sti figuraccia qua, io non mi ce la metto in piedi, va buono. Così, ma che ha fatto? È quadrata, che è? Non è che parli che si mangia tu, parli che tutta la scatola, è questa. Signor. La scatola non si mangia. Basta. Io ho fretta, me ne devo andare. Alexia. Signorina Alexia, qualcosa? Tutto bene? A te sta chiedendo, come stare tu? Ti ho capito? Capito. Ecco, bello. Capito, quando è capotanino? Capo questo! Signora Puto, a te sta chiedendo, come stare tu? Cucinare poco, no bene, non male. Salati, ci pronti, questo ci appena tutto qui, senta, con 600 euro questo è uscita. Proprio, allora paga se vuoi sapere tanto, caccelo di quattrone. Che caccio, non caccio niente questo, questo manca 200 euro da fare. Comunque, io, 200 euro, io me ne devo andare, non ho tempo di starla a sentire, Alexia, io andare, tu restare a lavorare. Ecco. Capito. Io andare e tu restare a lavorare. No, no, che hai capito? Io andare e tu restare a lavorare. Signor Fofò, 200 euro. Ma com'è? Ti ha dato con un bagino? A me non mi ha dato niente nessuno, 200 euro. Ma dati per 200 euro per questo. E dai, è molto le dinghie, su. Con un bagino. Tutto, signor, se teniamo bisogno ancora di te. Come?
come sicuramente ne abbiamo bisogno, se potete anche a mano un'altra volta. Cioè. Pure 10 volte al giorno, basta che mi pagate per ogni chiave. Ma se ci portano 5 pille da quello, non ci può dare chiede, che ci può dare chiede. Sì, ma va bene. Hai capito la signora? Oh? Sei come le tecnici di caldaie, come gli fanno quelle già vuole i soldi. Come l'hai capito, corto e malcavato? Certo che l'ho capito. Alexia, arrivederci. L'accompagno io. Arrivederci. Andiamo, signora bene. Signori. Come si chiama l'albero di Natale, che limone? Te lo metti qua, grazie a te che si è mangiato il panettone. Se si mangia il pandone, come scegli qua? A scegli, è il più bello che era, c'è che la bella in goccia, adesso facciamo una piacere. Adesso buono, mandi. Fa lo buono, piano vediamo che se l'imbora. No. Poi quella va da fatta, tu mica va da te, che te ne porta a te, no guarda. Questo va in giro per la casa. E non andrà, dite papà io. Vi presento papà, va bene, poi facciamo una cosa. Quella di non papà. Sì, vi presento papà, no? Papà, oddio papà! Ma perché sta a piangere? Sta a piangere, ma perché stai piangendo adesso? Perché papà è morato! Morato! E chi l'ha murata? Viva la murata! Sono sbagliati, signorine, perché chi era murata, a te, ma che voleva fare? Forse si potevi salvare! No. Signorina Alexia, papà, no, nostro non è morato! No, è io, papà! Chi è sta morti? Ci sta morti! Chi è qua? No, papà nostro non è morato, ecco, è allocato. Qua, Vieni qua, mi signorina Alexia, vieni. Dice benedetto, ecco. Ma fa la ballata. Ecco. Signorina Alexia, presento papà, papà, ti presento la signorina Alexia. Dai la mano. Chi è Alexia? Alexia, Alessi si chiede, racconta la televisione quando faceva il Lucano, torna a casa Alessi. Questa è la sorella carnale. Attende che andiamo a Mexico. Piacere, io mi chiamo Gregorio. Grazie a te, ci siamo arrabbiati. Vi faccio vedere la casa, va bene signora? Venite, venite. Allora. Ma piano piano io rimbaro in Ginevra, se te la faccio. Ma che gli vuoi imbire questo? E se vuoi già avevo, chi avete un telefono? Ma papà, me a 50 anni le vuoi fare crescere. Se questo gli fa scrivere l'angolo, sa nera. Vabbè. Sa nera che la tiglia l'occhio qua. E chiamiamo Luca Sciao, chiamiamo. E ecco in galera, chiamiamo in galera. Io ne voglio, questo è basta, non vuoi sentire. Né brette né voglio. Non ci metto mangiare, sono patrè, una pensione che rime. Raffaele, Raffaele. Il buon momento. Che avete? Sì, sì, la disgrazia di questa classe, che te succede qua? Non mi fa strellino. Forza, ma c'è una picchetta, che c'è tutta la fiata, ma la puoi. Oh, Raffaele, c'è benedetto, mi fa sentire questo, se è così non manca niente. Questo ma lo bagno, un momento, ma mi scusate. Piacere, accompagniamo un bagno, un momento che mi scupo. Sì, a un bagno che voglio, motoding, un'altra sardella, motoding. Beh, che le devo passare? Chiama la badante Kim e ti porta un bagno. Arrivate qua. Sì, sì. E come è a certo, quelli è? Quelli è ta? Ma tutto quindi al rapporto ci chiama, chi fate? Che buca? Chi fate? Mi piacere, portiamo un bagno in un momento, che mamma sconvolge. Che ti inchiede a fare, Gregorio? Mamma sconvolge, mi piacere, non da si belle. Meglio fiecare salto la villeggiatura, salto una tarazza. Per la bella signora, le chime ti ci fia lo bagno, beh non ci sono portate mai, ti ci fate sì, me. Sì. Che ne impazzia a fare lo viaggio? Sì, a me poi, a me. Sì, apri qui dietro. Mannaggia, adesso ma devi sistemare un po' di cose. Un po' alla volta, vabbè, ma dopo. Devo dormire io. Sì. A posto. Ginevra. Tutti insieme non ce la facciamo, capito? Ginevra. Oh. E buona fiamma, vieni.
Opa, si stiamo a fare le vete. Ma c'è un momento per io la fa. Per piacere, portami la rubagna un momento, che un momento me lo faccio sempre. Ma a me chi? Sì. Io sono fatto i cartofizzi per farvene qua. Opa, li vedi quando ti c'è qua dentro la casa chiama a me. Opa, te una scurda di Ginevra, va bene? Ecco, mo ci sta, apposta per te. Chiama adesso. Ma che adesso, ma... E come faccio? Ci si parla che qua, ma... Signorina Lezzi? Signorina Lezzi? Io ho sconfuso. Signorina Lezzi? Scusi, dovrei andare al bagno. Niente, siamo belli, lo so. Ma scusi, scusi, dovrei andare al bagno. Io non capire, non capire. Sapesse io che sto cappuccia, io se la faccio fa capo di grido. Signorina Lezzi, dovrei andare al bagno. Come? E come sta facendo a Milano e che chi si è cagato? Signorina, ah, come? Signorina Lezzi, vorrei fare un goccio d'acqua. Ah, capito, capito. Ah, capito. Che capita, Pila? Qui ce lo vuole, qui non mi compagno. Che ci tengo da fare che qua, ma io? Acqua, acqua. Lezzi. Io tengo da io lo chiesse. No, 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 io vengo in Italia per lavorare. No marito, no sesso, no sesso. Tu ciozzone, ciozzone, no sesso, no sesso. Ciozzone. Che capote quello? Mi è lucesso, quello che ha fatto lucesso, io mi confondo, come faccio? Oddio, mamma mia, come faccio? Oddio, come faccio? Oddio, Raffaele! Fofo! Fandaglia, sono caduto a fare quello, ma lei è? Sente? Ginevra, forse ti sarmaressa, come faccio, Dio, madonna, Dio, come fa, Dio, madonna, cosa ho fatto? Così forte, tu forza come un bene la badante, non avevi fatto tanto che già gli avevi pitri ma sera. Incisi, che porco che si, co. Ma io dico una cosa, un fratello mio, ma fammi un po' capo, ma se te sei normale, te mi capisci, io sono detto solamente che mi ti accompagna, quella capo, tra l'altra cosa, che pozza fai?
Zot, tenne si conta buona la masciata, che le sappiamo che si non può cagliare nato. Te la racconti come te si dicevi, quando ti bardasci che le cose la mangina, perché quando chiunque passa io li scioglie, zazza, fai schifo, porca cagliannata, zazza, che non si cazzo. Te? A me, te? Zazza, fai schifo. Come succede a me? Manda vergogna a pennino. Manda vergogna, le facci da giovane mi bepere da vicchia. Madonna santa, sì che ti posso dire, cioè, credo, che sei un porco. Un porco. Non ci ho portato di cera, ma che vi trovi la me? Eccole, eccole, non mi fa giocare la libertà a me, che? Questo è un zazzani che si da me. Ma te da me. Non andate una faccia depravata, te? Che scimbis. Non posso. Ma tu dici che faccio tutto un protocollo qua dentro. Che stingi sempre la vecchia aperta. Ma per forza. Arbiamo da capo, Meghe. Ancora manco arrivai Andra la badante che già li fatta scappare, pa. Ma io qua non me l'aspettai che era stupido. Io sapevo. Ma te va a fare pa che ci abbia a provare con me. Gine! Dove Gine a sé che questo fa quando pifa basta la mangiare, fai allontanate. Pa, ma che erano pur che io qua non sapevo. Un porco sei, pa. Basta, non ci sta altre parole. Gine, io non sono disturbatrice. Gine, ma che facciamo? Ma guarda che poi qua sta casa. Ci sta, ecco, non mangio. Insomma. Ecco l'altro. Dai. Papà, non ti vergogni, pa. Questo... Ma che convenite, ma si matti, sì. Appennino, andate, quella faccia come una materna. Papà, io mi ci vergogno, ma che è quello. Comunque sia, quello il problema non sarà soldi appennino. Ma non è detto che il problema di Mariotti di conseguenza la pagai, ma... Qua chiamiamo la signora, subito. Appena te ne abbatando per le mani, qua te da venire. Subito, io non già... E stavolta... A te io te le seco le mani, io te le seco le mani, va bene? Che dentro fai? Hai detto che ti seca le mani! Ma ce la vuoi l'upale? Ma io penso a mangiarmi l'upale e a mangiare! Ma vattene, non dietro, non mi faccio mandare! Ma che ha fame? Ma che schiaffa la sfrungiolata salomonese? Dunque, che c'è niente l'upale? Che c'è niente l'upale? Ha detto che ti seca le mani e che ti lasci di belli mungunotti, cioè quando vedi la badante ne bungangia, tallosci, zazza, tallosci. Ma dove sta, che mi succede a me questa casa? Per farmi accompagnare la luce, ma che sei morto in quella casa? Ma insomma, la capo che non sono disturbato di genere. Una biglia. Te li si longa la maggiore, che ne circonda un dunque, sin da me, ne circonda la notte nata la chiendere. Te ce l'ha preso lo scaldo questa casa. Ma papà dà la colpa all'idre, non mostri che. Sin da papà. Veramente mi sapevi, lascia questa strada del problema, tocca gli chiamare con compagina a vedere se ci trova una patata, dai. Ma io mi chiedo che compagina un'altra volta, ma motere di chi? Motere di chi? Che questa volta ti ha portato De Priamne. Come De Priamne? Perché ieri la patata le voglio vedere che la fotografo da Ninze da rete, perché se mi ha portato un ospite quello, gli altri che te me la puoi, Davo un depliante con la fotografia dal ninja dal retro voi. Ma secondo te mi posso dire la cosa di quella compagina? Se non ne puriamo noi. Ma mi inge vai che ma compagina, questo è matto. Va, per piacere, io. Va, se ne fai una scromata del mondo. Che vai, non ci vai, non che mi si fa così, non ci vai. Fa, per piacere, va, c'è. Non mi fa gettare, che già mi ha fatto gettare patto da me, va. Va. Ma tu vuoi dare un ma a me che mi tocca fare, Non solo ti chiama compagine, ma questo mi vuoi per lo depliamo. Ma che questi sono tre? La fotografo che andiamo insieme. Ma che si matto, Zig? Mi andiamo a color, come ma che se va? Dove vai secondo te? Vai a cercare l'altra badante. Qui c'è la cimenta, l'altra volta la cimenta. Oh, quella casa non vuoi tu dicere, perché per il badante che mi fa una disgrazia quella casa mia. Sì, signore. Questa è l'ultima opportunità che ti si dà. È l'ultima opportunità. Ma com'è Alfredo, ti imparate tanto d'educazione? L'Uberu Raffaele, una ramella di fitte, però quando esci tutto quindi buongiorno Raffaele, buonasera Raffaele, servitore verete, e te invece fai sfrugugni, Tutte le parole che dici a Fede, ti raccomando, favò, quando vai a scuola, saluta la maestra, saluta lo presto, l'accidente che te fai, Meggio salete. L'accidente, tu sei un depravato. Come è? Depravato, te si nomina depravato, sei certo.
Ma può piacere, se mi sono lavato, non andavo a smettere di lavare. Ma fammi un piacere, per te, me li lavo. Ma tu ti lavate, non mi lavavo. Te veramente me la fio cala la libertà. Ti ha ragione, frate, te che te riesci a fare un pan. Ma quello è un pan, è una cosa delle cose. Io una cortellata riesci a fare, frate, una cortellata. Io me la piccetta che ti ci stingano. Questo non vale 4 soldi. Questo quando eravamo bardisci, se la mi dia io che sposecci, che accusatella, sì. Al Mariai che accusare la casa nera, come le volte le scrivo questo? Un sembriciotto è stato simile. Ma di colpo è diventato Rodolfo Valentini, è diventato. Ma è? Rodolfo Valentini è diventato. Chi è Rodolfo Valentini? Rodolfo Valentini, che era quelli che ci mandai di femmine come te, soltanto a quelli si sta tagliando e attento si sta andando. Ma ti ricordate tardi, perché mo ti scumbisci chi dice di femmine, ma scumbisci chi dice. Che te fa? Scumbisci te bretta che sei. Mammi! Ma! Mammi! Calma. E tu i compagini se ti erano bastati aiuto a carta, meno male, non sapete aiuto la casa. Ah, è sì. Ma che sai, non tu te? Compagini, pedagli, un momento. Che sai, ci ha trovato Gina. Ecco, compagini, siamo tutti qui, sai, per Rodolfo Valentino, sentite. Le sapete. Come, ma che combinate? Ma com'è che ti ha trovato dentro un letto che l'ha badante? Ah, ma tu mi dici dove li trovo tutta questa forza, io non lo so. Ma questi due ci potevi trovare nel lunetto che abbatante, così ci c'è il manei che è in vita questo, c'è il manei là dentro. Questo non è in vita. Senti compa, la gente va dicendo che la trovate dentro un letto che abbatante e addirittura che faceva il salto mortale. Infatti ma quando sono andato dentro la camera da letto pure un batato sono trovato, io sono fatto al calaio da poco. Ma per piacere, questo c'è il manei, questo. Oh, senti, la gente, cosa ci va dicendo? Compa? Ma oggi la gente, quello che diceva, piuttosto il sono andato a chiamare perché ci serve un piacere. Quell'altro l'ha fatta scappare, mettere da trovare una badante. Caccio dei prianni che vuoi. Che da fa? Da trovare una badante. L'altro modo! Veniva che quella l'ha fatta scappare. Caccio dei prianni. Le foto, ci sta. Ma se ti compa che sei già venuto dentro la comare che ha trovato la badante. Ma chi racconta la comare? La signora. Quella già sta mezzo curzata che me. Chi vuol contare che se ti chiedesse lui nostro? Perché sa puttana che è? Va bene, mo ci vai. Però me ne potevate pure dire che ti lavate un mandrillo dentro la casa. Ma la badante, la signora della mediatrice, gli devi dire che ce lo deve portare al midiotto. Che è buono per un giorno e per la notte. Che deve essere tanto per il corpo e tanto per l'anima. Quello me le facevi fare sui castelli, le facevi fare. E basta che è. E tu da oggi in poi, compa, abbia quello cristiano. E senza che mi verde. Ma ci vai subito. Morte. Ma com'è? Che di 4 ore del cacciglione sta a casa. Ma che vuoi trovare un tonto di lui? Che vuoi? Mi capite che tutto il mondo la te, lo sonno, che lo prende, l'assessore è a casa te, che ti spada San Mecca, ma quando si zazzano? Mi capite? Ha dato dei pinanti a badante, quell'altro lì li fate scappare, zazzano? Sono tan buono. A me mi facete un cane, io le badante ne voglio c'è quella casa, capite? Ne sento niente, ne sento buon uomo, cane, cane, ma piacere. A me facciate un cane, No, ma ci dice un paura, ma pensiglia per questo. Non ci pensiglia per questo. Molti vi mette là vicino a me. Dove fame? Cucino, mo che arriva la badante, se di ne moglie fica un movimento, fa ti dico uno schiaffatello e ti faccio casca, se tu ti fresci che te mostri. Viva Marta Nocchi, che non lo va quando non le va, viva me! Che la fame, non mi porta. Vicino a me, cucino appena fai qualche mossa fa, ti tocco uno schiaffatello. Gesù Cristo, mi faccio la fame. Vai zitto! Mette che ne muove. E mette di frena, Marta, frena. Certo, se non frena, sei una volta se ne va. Ma la persona è ancora più stupita dal sul vero. Forse mi ha appato a me, mi facevo cascare. E mo silenzio, Coppa! Coppa! Questa casa. Sai di qua, che? Ci hai visto la banana? Una bella notizia, Coppa! Aspetta! Ma mi dovevi? Hai fatto la banana di me? Ah, sì, sì, sì. Che questo che è, lo zio? E qua è bella, eh? Quella ti dà minz? Ma la volta che questo, perché è brutta quella che è? Chi è quella sorella? La sorella che è? Ma fa piacere, viva questa, viva questa! Ma compa, ma te lo cuore della bottiglia come uccello non mi riconosciuto che sono con calzoncina! Oggi è lei che ti posso dire, perché non te la fai mai aiutare, la badante?
Se è una bella coppia facciate. Io già li tingo. Se fa sposate veri, ci sei di belle curiecci, ci c'è piccinelle, si che va. Ah, nelle piccinelle. Le piccinelle palese. Poi dice sta ballando alla signora, non che me ne sei più. Comunque, vi qua, vi qua, compa, vi. Compa. Ti sotto mano una ballante, compa. Ecco chi è, compa, ma ti dai credo. Oh, ecco, guarda me. Chi è? Che compagni, che è questo? Che sono? La tromba? Ma che sono la tromba? Ma tu non capisci niente. Non sono la tromba. Che te? È di lingua lunga. È di lingua lunga. Che vuol dire, mamma, di lingua lunga? Qua mi si diceva. Cadeggi una sacca da padulacci. Non è perché te la stanno bella la signorina, che sa l'italiano. Ti c'è entrato, ma non è figlio, figlio. È di lingua lunga. Non mi tocca con Paco, se lo metto in lingua lunga. Ascolta me, e da poco, ma ti dai credo, agua, ciammo se ne va, che te lucchi grosso, ma che è la vacca che te lucchi grosso, e allora gli dici che te lucchi bellissimo, compa, va bene, ma c'è bello che è, come io da poco, ma che bella bella, è una stacca, è una stacchetta, va bene, sì, e dove stai, compa, aspetta, mi strilli, compa, che sta per me, ma che succede, prego signora, prego, che la resta, che succede, dove sta il depravato, che te la cosa, ma non ti vergogni per niente? Per niente. Siamo a Bill. Quella poveraccia me l'hai scioccata, gli ho dovuto pagare pure il biglietto per tornare in Russia. Signor. Che volevi un bambino da lei? Voleva un bambino da lei. Signor, questo è l'unico che conosce un bambinello a notte di Natale, che non conosce l'altro. Signor, che a questo paese se ne dice tante, però. Io zufferei, tutte mostre, tutte pasta sbucite, che è una cosa che non è indescrivibile. Ma che ne so con tutte le pallette che ci sono oggi? Signor, queste se le pallette gli vedi una scatola indietro, manca che la scatola si fa il fumo. Niente. Ma poi che fa, scusa, se pallette, non ho capito. Non le ha mai provate? No, ancora che fa? Me le posso procurare? Perché, signor? Quelle blu non le conosce? Le blu, ma che prova di cotte, si pallette, signor? 200 euro e gli porto una scatola. Io questo tutto zero lo voglio. Signor, che ho si portate la badante. Come no, la vado a prendere. Lula! Io le badante non la voglio, tu non vuoi attaccare e non vuoi le badanti, quella casa ci vuoi tutti, non faccio attaccare, ma non la voglio più nessuno, io le badante quella casa me ne vuoi tu, e ce la parla, silenzio, Luciano, a me vedete da sentire, io le badante, sta qui, silenzio, tanto che arrivate mi facciate l'istà, la perla vi ho portato. Sì, perla portata, perla. Ma che perla? Voi voglio vedere io perché gli paghi io vedere. Dove va? Sì, voglio vedere perla, ma basta. Bene che. Io non mi ci allora, che perla. Io mi vergogno qua dentro sta casa. Ma mi piace, ma falli sta, ma tutto bene. Che stifo. Io so, io quello che pago, quello che comando. Ma te parei. Piacere. Sta allucata, sembra mezza lipita. Ecco. Fa di brutta faghera. La posso presentare? Si presenta. Prego, non si chiama Perla, si chiama Lula. Perla. Lula. Lupa si chiama. No, Lula. Lula. Ha 30 anni. 30 anni. È russa. Russa, che stetta. Non è sposata. Che sposata? È svelta, ma svelta assai. Lula, io me ne devo andare, ti lascio. Signor Fofò, 200 euro. Mannaggia quello, cosa fa? Lula, per insulto. Ma prendi la faccia, andiamo, sta facendo. Me per 200 euro, ma che fa? Ma faccio per 200 euro. Aspetta, porta acqua. Che per la signorina Lupo 100 euro ce le mette per dire. Ma avete sentito? Com'è che? Per quella casa pare che ti ci arrivi quando uno ti cerca i soldi. E per la signorina Pupa, qua Lupo, ma un lupo, non dà come si Lupa. Ma chi c'è di che? Per tutto un cuore. Invece, mica se ne farei. Questo, poi sempre quelli, qua, se ci sta talmente a spolare che sono andata a terra. Non si gli sapete, tanto curecci, e ci di che vuole mettere la signorina Lupo, 100, 200, 300. Pomba, che scimbis. Signor, non ti preoccupate, io me ne vado, ve la lascio. Aspetta, calmate, signor. Beh, mo 200 euro. Cogine, anticipo tu 200 euro, ma caputo l'ardino, va. Mi ti parei, che è cargere l'argento? Gine, l'importante è che esce. E quando argento? La puoi dare, caputo l'ardino, che c'è, che li rucci che tenete in sacco, c'è, non che?
Davide Fretti, signor. Ho altri appuntamenti. Signor, mi giro pure di portare per le queste. Non ci portate quelle. Ma te ne hai cercato dei pliant? Credo io che sapete dei pliant. All'Indele. Lula, io il mio cellulare, qualsiasi cosa mi chiami, attenta a quel cecato che è un po' strano. Arrivederci. Che bella lei, sentite? Arrivederci, signora Giulia. Grazie, signora, grazie tante. Io potrei presentare. Silenzio, posso presentare, silenzio. Chiamare Lula. Si chiama sempre Lula, sempre Cassini. Venire da Russia. La Russia, vedi, la Russia. Essere a Italia da 4 anni. Che 4 anni ci vuole tornare con l'Italia dalla Russia. Ah, sì. 4 anni ci vuole la parete, lei che fa? Sì, sì, sì. Lula sapere cucinare, lavare, stirare e essere brava con anziani. Ecco, va bene. Meno male. Lui essere nonno malato. Che sei... Quando stia adesso? Essere lui nonno malato. Ma che c'è? Sta parlando, sì, ma tutto imbambolato in notte. Che è successo? La cascata di mondo. La cascata te, sei cascata di mondo. Diverso, la cascata. E che ne sa, c'è la cascata, ha detto. Non va via, non va a stare un uomo. Ma che ti caschi? Mi state fermo, ambo. Non facciamo, sta un po'. Te emozioni messi, quelle provincia c'è te. Sembri no, che è stato. Sei come il mondo, stai fermo. Signorina Lula, adesso voglio presentare. Io essere Fofo e lui essere papà. Invece. Ma poi è scemo, che fa? Ma che ridicola. C'è benedetta la mamma che t'ha fatta. Scemo, hai fatto a Luca, se non passi mai, dopo ti passo un giro. A Luca da qua. Annizza a me, che è? Tu, da dove uscire tu? Questa è la fogna, sciute, ne vuoi che non serve. Io mi chiamo Gino e sono il compagno di tutta la famiglia. Quanto sei bella. Ah, Lula, poter spogliare? Come che? Te la fa? La fa? Togliere cappotto, cappello! Sì, 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 non lo si fa un collo, qua temo ci spogliare. Qua fa un collo, lì vedo tutta la camicia, il pantalone. Fa la stazza da te! I finete. Ma se sei un collo che te ne ha fatto, scusa? Fa le spogliere, è che la sudizia mi ha fatto. Gine, fammi tanto, dice una cosa. Ma neanche che ci siamo venuti a fare lo segno della croce e ci avevamo cacciato a luce. Io mai mica mi voglio a stenne due pinne, che a me lo stomaco già mi si sta il capo d'acqua dentro. Mica non vedo. Yeah, mi tagliate per io, va. Occhi che non vedo, cuore che non duole. Brava. Combatta, aspetta. Combatta, che salvate, che salvate. Ma salvate la camicetta. La camicetta, salvate, salvate. Ma la stazzetta, salvate. Che sta levando? Me? Aspetta, non ne vede buoni, che sta levando? Non si sta levando i pantaloni! Ricorda, sta levando! Ricorda, sei per belli letti! Si fa la senza spugnare questo! Ma da stazza, te diamo un film! Ma mo secondo te mo si spugna il muto? Perché non si spugnate? Ma vattene gambe, ne sei levato un cappello! Un cappotto! Perché non ci vede? Perciò mi si fa con giù tutto! Nonno! Nonno! Io chiamare Lula, tu? Scusa, non l'ho capito. Io chiamare Lula, tu come chiamare? Io no. Come chiamare, nonno? Io come chiamo la fare? Ma sai che chiamo Pasquale, ma non dogna. Ma non sono scordato, mo. Oddio, come chiamo io? Non so scusa, ma stare tu, mi smetti messo qua vicino, mi sono al cuore, come stai? Mi sono emozionato. No, ma Lula per te, nonno. Ma dunque, come chiamo? Ecco, me ne sono ascoltato. Io mi chiamo Gregorio. Nonno Gregorio, io sapere che tu essere birbantello. No, hai sbagliato. Io non facevo il bedello. Io facevo il camionista. E ogni tanto mettevo pure le gomme alle ruote. E facevo col cric. No, Lula non dire bidello, birbantello. Beh, furbo, che tiri sono state. Ma a Lula piacere, uomini birbantelli, nonno. Mi sentite che ha detto che gli piace gli uomini birbantelli. Dimo chi fa, dimo chi fa Diego. Ma insomma, chi fa Diego. Dimo di ciò bella mia. Signorina Lula, anch'io da giovane sarei stato molto birbantello. C'è benedetto succhi cattivo. Oh!
Che eri te da giovane? Ma chi capito? Un angioletto, sapete? Perché da giovane? Tu da giovane eri un cretino e mo che la vecchiaia è diventato un deficiente. Allucate e state ferme. Allucate che esca, neanche per te. Guarda. Oggi penso io per la signorina Luca. Ma la vede? Come fate qui? Ma che gli hai dato la la signorina Lula? Sì, che se mi insultate c'è quello che facete? Sì? Lula, se dipendesse da me lui non è in capretto, ce lo portiamo. Oh, ma che mi trovi? Ma c'è da credere? Ma c'è da credere? No, non arrabbiare. Ma che sta a fare? Che dici? Allora, che ti hai chiesto? Dove? Non ti vergogni perché? E che se c'è stato un capo per bandello sono stati io. Cara Lupa, io sono un capo sguazzero, non pagassi che chi è. Anzi, mo ti dico una cosa, secondo di questi giorni tipo un giorno dobbiamo andare a fare una passeggiata, io ti porto in un posto dove ci andavamo a trattare con la sposa. Ma non capire! Come mi capisci? Poi ci aggiacciamo e aggiacciation per terra sopra la fratta! Ci infratta e scemo! No, no, che dici? Ma cazzo, ma giù matte! Ma voi siete ammattute qua dentro! Ma che devi andrà? C'è meeting da andrà, va bene! Ma lo volete capire che la signorina menete solo per Gregorio? E invece te fa di scima! Ma insomma! E poi signori qua noi dobbiamo parlare seriamente! Perché Gregorio bisogna pulirlo, lavarlo, stargli molto molto dietro. E voi, voi siete troppo mingherlini, signori, io non lo so se siete all'altezza di fare tutte queste cose. Poi aiutare Ginevra a pulire, dare sistemata la cucina, le camere, quello che ci sta dietro. Ma io essere brava. Essere bravi, signori. E poi mio marito c'ha tanti problemini. Questo per da tutte le parti, signori. Ma io sapere che lui essere birbantello. Ma birbantello, signori, è la lentima cosa. Birbantello, per dannare. Questo che c'ha un problema grosso che purtroppo non so se è la vescica, se è la prostata. Tutte e due, sapesse uno, ti sarebbe iscritto la prostata, la vicina, tutte cose. Dai spesso al bagno, quindi non lo so, signori, se faccia la parte. Ma pare io essere bravo a portare uomini a bagno. Scusi signorina, non ho capito. Uomini a bagno a fare pipì. Ah. Infatti proprio in questo momento mi sa credita di successo a me. No. No. Oddio, per me non ce la faccio più. Te, per agire la fena, eh? I tre dell'apocalisse, da sette rotacole. Perché manca il successo, se voglio dire. E faccio. A proposito, Lupa, dovrei andare al bagno. Sì. No, non la portare! Ferme te! Ma che si dice? Ma che si dice? Ma sta poverella muore, vita! E te si dice che vuoi un bagno, ma ti indondete, dai! Sì. Non mi metti sta poverella camminetta che li vale in giacammanì, mezzo alla neve, mezzo al vento, mezzo all'acqua, mezzo alle cillette, non si sa che aspetta con marito per via. E te vuoi un bagno, vuoi, ma si matta, sì! Non mi metti sta stracca, ma ci pensi? Che non essere stanca? Io venire a lavorare! No, la signorina non me lo porti niente! Ma insomma, come mi ci porta da fare? Non bagno, ma me lo porta un bagno! Una volta poi sembra da tocca, eh! La FIFA, no! Ma io non mi dà la mano, io volevo dare! Vergognati piuttosto! Mo salgazzo pupazzo! Ma piacere, poi ce ne porti ieri un bagno! Che è che ce ne sono portate sempre ieri, avanti e bruci e siete ieri! Avanti! No, oh. Adesso, caro Raffaele, ti stai seduto. Ah, monte servizi. Oh, ti sei bella allocata. Ah, perché tu. Al bagno mi si porta la signorina Lupa. Ah, che poterini. Andiamo, Lupa, andiamo al bagno, andiamo. Deve essere, nonno. Andiamo qua, poi la sbottecce qua. Poi la sbottecce, gira, gira. Girare? Sì, girare. Girare, piano, girare, girare ancora. Alto. Stop! Ma credevate! Andiamo, 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 andiamo. Facciamoci a capo qua dentro. Qua la badante non venite né per te, tanto meno per tuo zio. Va bene? La badante è venuta per tuo padre, eh? Sì, ma Den, che cosa di strano, eh? Non guarda qua dentro, io questa volta faccio una strage. Ci siamo capiti? Una strage faccio qua. Te ragione Ginevra, te ragione, non è che fa una strage. Facciamo una strage, facciamo una strage a questa casa.
cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù, con te. Essere contento, nonno. Assai, assai, Rupa, tu pensi che 3 mesi che tu stai qua, io sono nato di 20 anni, insomma sono giovanito. Oh, Lupa, senti come olo. Nonno, non capire, parlare bene, nonno. Senti come adoro. Nonno, profumare. Oh, Lupa, ti posso dire una cosa? Sì, nonno, io aggiustare. Lupa, mi fai una cortesia? Sì. Mi fai la scrima? Che essere, nonno? Dunque, mi fai quel capello, mi fai dritto qua, mi fai... Riga! Riga, bravo. Sì. Aggiustare perché non avrei fatto shampoo e non aggiustare. Adesso un'altra cosa devo chiedere. Lupa, quando me lo fai il bagno adesso? No, no, oggi ho fatto bagno. Adesso bagno prossima settimana. Il dottor Letti che devo fare 3 volte al giorno. No, 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 fare capricci. Io sapere che tu essere birbantello, ma bagno 1 volta a settimana. A me mi piace quando fai il bagno, però. No, fare birbantello, nonno. Buongiorno. Grazie. Che stai dici te? Che succede? Che te sto sentendo? Che vuoi? Quante volte te la fai un bagno te? A me me la faccio quanto lui vuole. Me la botti che la B, perché domani la tocca a me, La B, Ma te che c'è dentro, scusa? Domani tocca a me fare un bagno. Sì, tipo che volete te puoi fare la sera un bagno. Non è vero, perché io non lo ingevete. L'ultima volta invece della saponetta, lo scopo te non c'è, sono pigliato. E questa faccia fa? E poi i tendi mai lavate. E te la lavo ogni 40 giorni, te la lavo me le botte, ma tutti i 3-4 giorni. Me le botte. Ma ci sta l'uomo che mi fa un bagno. Ma perché litigare? E c'è che sai fa il bagno pure lui. Questi lui pensa mai a lavare, questo per quante che si tiene, la sera quando se le va ricazzata, ma le imbitri cazzette. Hai capito? Quindi beh, le botte che se la fa un bagno 3 volte al giorno. Quello non si può neanche fare perché si stacca di pizza di carne, si stacca. Non ci fa a casa, questo dice le mattatà. Ma tu Fafele volere fare bagno? Domani Lula fare bagno a Fafele. Sì, non mi tocca a me. L'importante però è che tu ricordare che Lula pagare per uno nonno, non due. Ma non ti preoccupare Lula, la differenza tra un bagno e la paghiglia. Allora domani in bagno. Nonno, adesso fare ginnastica, Perché? La famo. Ginnastica perché tu metterei tuta e fare ginnastica. Lula, alzare. Che questa smonta, Alzare. Uno. No, Lula, piano, questa è crella, senti come crella. Ma che dire? Cioè, ma che ci fate capo? Quando alzi la gamba, no? Fa rumore, non lo senti che fa rumore? Ma Lula massaggiare! Prova la fiamma! Adesso così. Altra gamba! Questo è peggio padre da quest'altra! Oddio! Ma fa fede spiegare, io non capire che dire! Ma si indunda, secondo te la signorina che vede la Russia può capo peggio padre, crella! Che ne sa c'è in italiano? Dile te, che vuoi? Questo signore significa quando lo pieghi gli crelli in un boi, questi che non ci fai le casche, questo è un beduino cioppo che. Che essere cioppo? Cioppo, cazzo, come le volte, come le schema, proprio. No, 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 lui ti ha parlato di italiano, mo. Adesso io preparare il latte con biscotti, Non lo voglio il caffè stamattina, non lo voglio il latte. Come non lo voglio il latte? Tu sapere che fare bene. Stamattina non mi c'aveva lui. Gli sai chiesto lo stomaco, puro, mi sa chiesto. Non va lì mosso, in dondo, poi tu sola. Non va lì mosso, non va. E se a te dare Lula tu volere? Lupa, è un pochettino lo mangi. Gli si è schiuso lo stomaco. Io sapere che tu essere birbantello. E tu Fafele? Volere latte? Non mi ci va. E se pure a te dare Lula? Mi mangi la tazza che tu la cucchiata, mi mangi. Vabbè. Vuoi sempre fare capricci perché volere coccole di Lula? Io voglio essere la signorina Lupa, voglio più bene a me, perché mi ha messo un bavagliere che li precocca, li monacene e li cose. A te ti ha messo quello luce, rubate, che ci si fa un bene, ti ha messo. Povera te, questo hai messo il tuo vogliolo per la mattina, questo è per un mezzogiorno. No, intanto, questi che per la cucina e questi che per l'ucesse, che si dà a me. Ecco. Ma ci mette latte scottare nonno, Lula soffiare. Sì, sì. Quando mi piace, quando azzuffa le mannaggia.
Ma che dire? Un piacere quando ti sa punduzzare il muso che a zuffere ti affassa una muccicata, mannaggia! Non ci fa caso. Adesso fare gioco aeroplano, volete fare? Facciamo per la cotte, basta che facciamo qualcosa. Che è l'aeroplano? Sotto, ti capo, sotto. Guardare, nonno, guardare. Ammela! Ancora, guardate, è buona. È buona, fai. Ammela! È la squisitezza. No, essere buono? È buono assai. Lupo, scusa, ma sul latte dove li comprate? Sciapole senza niente. Ah, ma tu sempre parlare, pensare a mangiare. Ammela, nonno, bravo! È una squisitezza. Da poi, se che al bace il latte, ne volevi, ma me lo faccio. Al bace? A 80 anni a combattere con l'aeroplano e l'elicottero per bevere il latte. Io mi sciupo essere le cocce a tutte e due. Ma se io non ho provato la cucchia rosa, che mi schifo la coccia? Ma alla fine non ho provato niente. Ma che mambo. Ma non mi provo niente. Adesso devi fare l'aeroplano. Per la ricotta che te la fai. Mo te le ding. Ma sei bella, ma lì è tutto viaggio. Cinque a combattere che è qua, cinque a combattere. Invece, ma per una volta che mattasca una vacanza, mamma, ancora che. Ancora, pa! Ancora. Piacere, ma. Siete belli, stamattina, non vuoi niente? Invece che distinguete che la parnanza. Maria, andate a sono quattro ieri. Ti piace? Che io la fece da balla. Ci siamo un po' di giorni invece. 15 giorni. Ieme e armeneme, lui. Hai detto 15 che... giorni, capato? Va e il patatino hai detto che non si imbarve. Zanda pace! Zanda pace, per piacere, Per una volta che ce ne potete mie, mo ci sta bella lupa qua dentro, come dicete voi, È vero, Lula? Mi raccomando, Che lo fanno il nome del Dio, io non preoccupare. E speriamo che si ingiamba il menù. Madonna me, può anche darsi che trova l'ulte dentro sta casa. Per a te, Oh papà, piacere, fallo buono, in giro dal cordevole, capito? Ma non ho detto niente che me ne ha dato, però. Meglio le sorprese, perché che beh. Una volta che c'è la casca. Allora Lupa, ce ne andiamo, Maria, ma come hanno in casa che la postale? Ma madre, ne salutate. E che ne sa, ci dice te che te. Ma che stai facendo? Beh dai, ma se le sì che ce ne teniamo da ieri. Ma che succede? Ma questa perché te ne sembra chiamato. Oh, ma questa è una burbutta, ma che ha fatto? Ma se ce ne teniamo da ieri. Parte! Dimmi, da sei bello. Che lo vedi, ti piace? Sin da un po', piuttosto, senza che mi facciate le gallette, capite? Che quando arvingo, che voterò lo collo a tutte e tre, A tutte e tre, perché che dovremmo questa parte. Sono là, c'è il giorno 20. Mamma, Ma lì va con me che sta postale, Va piano piano, va. Signora, accompagnare. La autostione, Presentarsi come io, quando poi ti allucca la luce a te. Speriamo che non ce la trovi, quando arvingo. Mi raccomando, non preoccupare, signora, pensare lui. Grazie. Andare, divertire. Ma come è che la temete che ce l'hai io? Che te la porta anche a giusto? Io mo mallo che ecco, perché Lula a me nemmeno la chica mi si è messa sopra lo stomaco per piacere. No, no, finire latte perché Lula fare, non arrivare, nonno, su, finire. Si è messa spiata oggi, se adesso questo. Si mangiare. Si è messa spiata. No! Sotto, come posso prendere questa me la sera, sotto! Aiutare! Non a morire! Mi piace io! Ciao, no! Prendi il telefono! Ma c'è la boccia, la paga! Oddio, mi dispiace che non è che danno inizio! Ma voi non essere tristi! Ma no, fai con niente, proprio per niente! Perché? Ma come, signore, partire voi non essere tristi? Mi piace Dio, fortuna da qua! E tu nonno, essere triste? A me me lo frega per niente. Io sono lupa, c'ho lupo io. Io sapere. Fofo, certo che stavolta è complicato, mamma ti mette nervosa in me. Perché? Perché quello nasce da mai.
Questo c'è lo scommetto che stavolta si perde, senti a me. Anzi, sì, te lo zi. Sì, che sono fatto piuttosto. Sono pietro un biettuccio e sono ripeso, entra a saccoccia di mammini. E ci sono scritti, in caso di smarrimento, chiamare questi numeri. Sono ci messo il numero della casa e il numero delle bombine. Secondo te, ma le bombine perde tempo che mamma te. Perché? Ma non devi mai truccare la piacana, se non è quello entrare a posto di cena, quello ce le vuoi. Sì, te lo zi, ma ti pare che le bombine ti paure, te. Quello far morire in un fuoco, e se ti pare che ti paure di mammini. Sì, l'altro. Ma voi non sapere come passare tempo? Bestia, ma è che rilassati a disposizione. Voler aiutare Lula? Ma sì! Sì, certamente. Che me la fa? Che me la fa? Adesso pensare Lula. Voi aiutare. Che tu pulire. Io. Yeah. Tu piegare e nonno asciugare. Pronto. Piegare. Uno, due, tre, pulire. E stiamo a monnare! Tu non vedere che guardare! E infatti non so questo niente! Ma sei già messo! E tu appiccicare! Appiccicare tu! Ma come si ammatta lo zio? Ma come è? Ma c'è una sardella che ti ha rovito, me! Tu allontanare! Avere ragione, signora Ginevra! Vuoi essere porci! Cioè, guardare! E tu sei scrofo! Lui non vedere, guardare, che guardare! Io non so visto niente, non so niente! Ma ti vergogna! Non vergognare! Che questo è piegare! E chi è questo? Questo annodare! All'ucte che questi c'è, ma sei! Per amor di Dio, quello! Ma perché vuoi far arrabbiare Lula? Perché? Quando sarai, Rozzi? Io sapere nonno, io contare solo sul nonno. Bravo. Che sti guarda? Perché facendo? Perché si sti guarda? Che io guarda, te c'è? Che te raga? Io ci più di schiaffatere per te. Sto affangando sta bardaccia. Adesso Lula fare passare, perché Lula arrabbiare. Ma Fele. Ma vita una cinguina, la coccia resce ti. Cafele. A me ci ha chiamato? Beh, fa fede, ti schifo, fa fede. Vabbè. Ecco. Venire, sì. Che io parlare. E ti sto zitto, non parla. Eccola. Adesso Lula fare passare, perché tu farai arrabbiare Lula. E ma te mi date una cinguna, che è? Adesso Lula dire a Favele segreto. A me? Sì. Ma che segreto che è? Tu promettere, giurare che non dire. Che? Io a spiegare. A Russia avere tradizione che chi fare pasticcini per festa fidanzamento innamorare. E ce l'ha fatta si pastatelle me? Lula! E quindi tu! E ti innamorate? Sì! Ma mo de botte ti innamorate? Sì! E tu, ma non me lo vogliate una cosa da questo me! Fa fede Lula a sposare! Ma di colpo! Senza pane cuce! Lula, a me non c'è una botta a cuce perché io non ci sono abituato! Però tu promettere che essere il nostro segreto! Non lo dica a nessuno, ecco! Puzza sta cercando le odia! Se deve cacchere! Promettere! Perché non devo niente di genere! Adesso Lula tornare! Sì, vai! Che mo c'è una cosa da cui de botte! Perché io non mi sono sposato fra me, ma dammi tempo, fa maffiata! Ma io lo sapevo che Gesù è innamorato di questo buco aperto. Nick, lo maschio della casa, io lo so. Ma soltanto la figlia mia, da un buon lavoro, la cucina. Ma questa c'è cicata, sta cicata. Quella puttana di chi è? Ma la vedi adesso che si è innamorato. Ma la vedi adesso che si è innamorato di me. Anzi, ma chi fate che si parla da solo? Non posso parlare perché è un segreto. È un segreto. Ma davvero è un segreto oggi? C'è un segreto che non posso dirci! Un segreto? Se c'è un segreto non si può dirci! Se tu sono che non posso dirci! Perché se può Lula, se sapete che tu sono detto che si è innamorato di me, mi si ingarisce! Ah, si è innamorato di te Lula! E te ci te l'ha detto! Ecco qua! E te come si? Che non puoi tenere, è numero uno! Che ne sai? Vieni da pensare per culo, c'è la busti, capito? Ma che va a fare? Ma come ne fai a sapere? E te mi hai detto? Io! Ma davvero sta innamorato? No, non posso parlare, segreto. Dai, su. Ecco. Fatele? Eccolo.
Adesso farò assaggiare pasticcini a nonno e Fofò. E ma fa che se andiamo per le cure? Poi farò assaggiare pasticcini e poi fare brindisi. Ah, va bene, e che fai la prova? Tu prendere bicchierini, Fafele. I bicchierini a pigliare? Sì, bicchierini per brindisi. Ma quante pilastrovi, i bicchierini per brindisi? Che cos'è questo? Pasticcini, festa, fidanzamento, avere fatto Lula. Lula ha fatto quelle pasticcini. Fafele, bicchierini. Lingheri, bicchierini, le cure? Sono sbagliate. Ma che è? Ecco, adesso fare brindisi con bottiglia vodka, Fafele. La vodka. E la vodka, ma se vodka. Festa fidanzamento, nonno. Fidanzamento. Sì. Adesso fare brindisi. Fafele, vodka. Ho sbagliato la vodka. Lui vedere solo quello che vuole vedere. Ecco, l'ho trovata. Dai. Ecco. Poco può. No, e se questo si vuole che cago per me. Brindisi, Fafele. Porta bene, sì. Uno, due, tre, salute. Te la vasca molto scumbosci, fermati, arriva questo te. Viva sposi. Se la trovo il mio noce, ma è questa posso molto sbaglio. Adesso Lula andare a prendere parenti di Russia. Ma famiglia dove, aspetta. Moglie Lula, chiama la Russia per i parenti, aspettate che non fumo questo. Voglio andare a Russia. Voglio andare che ci vuole. Festa fidanzamento a Russia, famiglia sposo, invitare famiglia sposo e andare a prendere parenti. E andarmi. Voglio andare. No, Fafele, tu rimanere. Lula andare. Anginginghi io. No, tu rimanere. Allora, monta, io preparo, che sì. Ma mo te botto quella famiglia di patente, che. Ma mo qua, vero, zio? Ma c'è se questo mo lo qua, ya, perché ha paura che un fagiano gli può scappare, capite? Allora, qua mo fanno le cugnate, mi socio, tutto quindi che me la fa conoscere, che. Questa andrà a fare un matrimonio, quella cotta e bagnata, che. Ma c'è, ma se ci siamo anche mammino, ma che facciamo? Sa andrà a fare, a me la giustizia, che me la messa a pure. La giustizia, c'è. Ma che vi fa quello? Fammi capire, che l'ovo, che porta a fare? Ma l'ho aperto per l'ovo? Ma c'è secondo te l'ovo della Russia ce l'ha portata? Per fare i biscotti, quelli che stanno a modo, ci vuole l'ovo apposta della Russia? Che ci vuole mettere? L'ovo russo che cuce piccinere, scacazzello? E perché l'ovo della Russia com'è che? Fammi capire. L'ovo della Russia, ecco le certiche cacce. Tu c'è? Sì. La Valle, quando le fette, 3 giorni l'unetta ti ha lasciato. E ce la crede? E fammi capire una cosa, quando è grossa sta gallina, scusa? Te ci stisce lì che se ti schiaffa la scellata ti cazzo parlare di te. Vabbè? Quella è la Russia, che ti mattata che. E come a me, scusa, ma dalla Russia. Ma te sei indundato peggio del patate, sì. Quelle viene dalla Russia che la pustare. Che la pustare? Io la pustare se ci ho fatto un gentleman. Te? Quelle che ci stanno una postale a 3 piani. Vabbè? Che io sono girato tra l'America, la Russia, la Francia, la Cina, tutti i pazzi, ci sono i trappinetti, ci sono io. Ah, la Russia, ah, in America te con lo busto! La pustare! Tu pensi, quando arrivavamo dallo posto, l'autista ci faceva cara tutte quinte. Dopodiché saliamo al terzo piano della pustale. Vabbè? La pustale che era in mezzo all'acqua. Oh, arrivavamo all'America, c'era l'acqua, non c'è pinza, non c'è scherzavamo, ma non lo conosce l'acqua, pigliavamo. Davvero? Davvero! Amico. Al terzo piano sta gamma. La pustale. Ma mo sa reviga. Beh, ma che ne so, ci chi va muore? Lula tornare. E qui ci vuole detto la piramide si bella. Piacere, no? Oh, qui sta guarda, mo mi fa la vasata, oh! Ma ne vedete che fosse caccia che te qua? Pensi per te, pensi più con una ciata. E non fosse cacciotto per una sardella, ne vedete che è? Quanto sei bello. Non ho piacere? Assaio. Scusa. Lupo, però, così non ci devi fare. Mo tu, mia suocera, mio cognato, io fuori, rilassato, fammi chiamare. Prego. Devi andare. Signora, salite, prego. Fa bene. Non ci sono i cenni. Ma no, ma vuoi essere miei parenti? No, tu vuoi essere papà sposo? Io? Yeah. Sì. Fofo, Fofo, papà sposa. Ma io che c'è niente, scusa. E mio nonno, mamma sposa. Ah, io faccio la mamma della sposa. Belle. Adesso per festa fidanzamento Lula andare a prendere musica. Musica? Ce ne vuoi, ma se la musica ce ne vuoi. Festa fidanzamento io tornare. Ma che musica prendo? Ma che musica è che? Fammi capire. Tornare. Ma musica italiana, musica francese, tedesca, russa, che va a prendere la musica? Musica italiana, io tornare. Ma questa stupida tendetta. Ma che ne sa, ci. Sì, che fa? Fagli sentire la canzone a noi, che qui può giocare a mettere in competizione con i russi, ne viene qua, ma la paese, che ti ha cantato? Io ho cantato. Che cosa c'è? Fiat!
canto, fai canto la canzone! Qui troppo ma lei è a cantare, ma la poi. Perché questo ci fa sentire di canzone della Russia, lei ne fa sentire quelle dell'Italia! Se lei può far sentire io, ma tac! O sole mio, sta in fronte a te! O sole mio, sta in fronte a te! O sole, o sole mio, sta in fronte a te! Ma io non capire. Festa di fidanzamento di Russia e vuoi cantare canzone italiana? Cantare gli detti, io non canta. Se devo cantare, io canto. Che ne so, ci rubo, che maglietta Raffaele, io che ne so. Niente, fatate, canta russa. Ma come? Ma voi non conoscere musica di Russia? Che musica è? La musica del dottor Zivago vuoi non conoscere? Ittoi, ma che dici qua? Ma perché fammi capire le mitiche invece fare ricette canta? Che fai? Ma io non capire. Come? Dottor Zivago, dottore di Russia innamorato, voi non conoscere? Ma te ne conosci? Cioè, quello che fatti la luce da 118. Ma quello è Peppe, si chiama, dottor Zivago, motarcaccio. Ah, voi no, io non capire voi. Io adesso mettere musica e fare ballo scopa. Ballo scopa! Luce, ma no? Attacca la morte per la mosca! Attacca la luce, non ci sono! Se taccio maccio! Già passato 15 giorni! Al matrasso non la luce, non ci sapete! Mo te la faccio arvenire io! La luce! Eh? Da dove scegliete me? La so scegliete! Brava, brava! Ne volete andare in ridicolo per te! Ma ti messo in goccia! Che stavate a fare qua dentro? Eh? Si può sapere? Io facevo la mamma della sposa. Ai 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 ai. Rivete questo, rivete questo per. Oh ma, ecco la mamma della sposa. Vi, ma vi. Grazie, Ginevra. Vi. Oddio, ma te lo dice io. Questa è la scritta che l'ha autista. Allora. Aspetta, ma. Dì, ma mi dati la faccia bianca, che fa? Io daccio te zoite, prima o poi gli daccio. Ma se ti fa male la puntata, me te la picca a me. Disgrazia. Gli sarà manca sardo sopra la puntata. Sì, a me da stire, serve. Disgraziato, svergognato, assassino. Un bicchiere d'acqua, ti dico, un bicchiere d'acqua. L'acqua, l'acqua. Ti dico, non è che sono sbagliato. Non è che ti sono dato la pulcamina, serve. Perciò non mi ha fatto effetto a me stamattina. Ma ha fatto effetto a me, però. Effetto, che l'ha fatto tutte te, che l'ha fatto a te. Non so potete dire la gita, tanto che ci tenei, tanto che ci tenei. Cara, povera mamma mia. All'Indere! Smettila! Che stavate a fare qua dentro? Certo che è proprio l'uverca, appena non me ne avete una gonnella che balla si stupatesce, non che? Eh? Quando la gatta in gista, ti serve già a balla, eh? Sì, ma vuole passare della Russia. Sì, allora, era buono, pa! E se non era per mamma che si sente male, che per 15 giorni che facevate qua dentro? Ma questa è sempre buona, se mi sente male. Signora, te mi velenate, disgrazia, te mi velenate. Signora, ascoltare, nulla a spiegare. Allora essere tristi, perché signore partire, piangere. Allora Lula farà vedere come essere festa fidanzamento a Russia. Ma guarda un po', perché qui ci stava una festa, si doveva fidanzare qua. E io avrei fatto pasticcini per festa fidanzamento. Adesso io spiegare. Quando Lula arrivare, conoscere uomo.
Ma guarda un po', Signora, lui essere bello, lui essere buono, lui portare a mangiare pizza, lui ha preso il mio cuore, signora, lui l'ha innamorare. Ma se ci sei mica mai in maniera pozza. Ma tu a me non portare. Ma lui l'avrei fatto pasticcini per festa fidanzamento. Ma non lo conosciamo, sono giovanotte, signori. Sì, sì, signora, vuoi conoscere? Ma che fa, signore? È uno sposato che sta dentro a casa, per il chiaro, bello. Allora hanno piacere uomini sposati. I fenula, nire do ciacco, zotte. Signora, lui arrivare. Era mio principe, arrivare col cavallo azzurro. Cioè, con un cavallo azzurro, capito? Mio principe, potere fare entrare. Lo prendo. Fate la patrena qua dentro, ormai potere fare entrare. Fammi vedere il suo principe, dai. Ma me con un cavallo qua dentro, che è? Ti mammi, teniti quando ha perso un cavallo, ma potete dire che ma potete aprire un cavallo qua dentro, scemo. Venire, se si sfasci di mobile, la prendo la pica e mega, toglio. Bello pezzo. Venire, amore, vieni. Mio amore! Chiama l'amore! Compagino, cresce me! E che? Scusa, qua che c'è chi è? Chi è qua? Che ma che ne sa c'è? Scusa, lupa! Questo che vuole? Mio amore! Come? Io che so lei? Ma io non dire nome, mio amore! Lupo può piacere! A me non mi fottiga! Tu a me vuoi algeria! Sin da un po' poi la figlia a me! Molto di che una cosa! Sant'Antonio se andiamo da troppo scelta! Fregate pure Sant'Antonio, senti a me. Ma te sei un po'. Scusa, fammi capire una cosa. Luca Valla Azzurro, mi domandi Luca Valla Azzurro te. Te la lasciate di nasere, a meno che gli ritenni. Nasere, nasere, nasere. Ma stai zitto come con l'Azzurro per modo di dire. E poi dove sta sto problema? Guarda, sta zitto a fare fatta tu, va bene? Che c'è qua dentro, guarda. Senta, allora facciamo un'altra cosa. Guarda. Io quando è domani cerco di apportare... Dai, fai fatta tu, va bene? Senti, le faccio soltanto per lo comparo, le faccio e basta. Domani ti apporto un'altra volta della signora, ecco. Te ne butti di cena! Io invece voglio apportare. Te l'ho casato! Io le faccio per lo comparo e basta. Domani apporto un'altra volta della signora, ecco. Tanto per quelli che servono lo comparo, una bella ne vale l'altra. Io invece ho trovato l'amore. Per me è una sola. Signora, vuoi partire? Non partire, tornare? Io adesso andare a casa di mio Gino, andere. Perché lui essere solo e avere nonna malata. È bello. È vero, amore? Sì, sì, è vero, amore. E il nonno lo lasci da solo? Signora, nonno avere famiglia che volere bene. Capire, signora, lui la sistemare. Sa, è invato, tutto quindi per sistemare, manete che... Da cui sistemare tanto, che? Sistemare. Si è incominciato a fare tardi e la notte è lunga, ce la salutiamo con tutti quanti qua. Fare salutare nonno. Tu l'andare. Ma ce ne fai tu? Sì, nonno, lui innamorare, sposare. E poi il nonno lascia da solo, mi lascia a me. Ma può avere signora Miglietta che volere bene. Ma come faccio a andare un io? Io nonno venire a trovare. Tu non piangere, nonno. Vero amore che io venire a trovare. Non ti preoccupare, compà. Ciao nonno, lui è innamorare nonno. Andare. Andiamo amore. Arrivederci. Ma tu dove vai? Ma in viaggio. E ti dice, va? No tempo. Ne vuoi? Su mazzene. Ma siamo a bille? Quel che me, su lei mette l'umazzene. Che me? Ma manco sotto la soldi di scatto, mi dite me. Il raggio? Io soltanto, che io sono un vecchio fagiano. Io da me che me l'avevi addunata, dopo volevi essere a parlare la signora. A me po' fotti. Io mi volevo dare, dove volevi andare? Se no, da me che me l'avevi addunata io. Qua avevo il marito da panzigliana, avevo il marito un bello giovane come me. Sì che c'avevi voce. A me non mi frega, il fagiano non lo frega. Infatti. Via, ma che è com'è? Questa bella faccia vostra. In tutti i modi questo? Quanti potremmo finire di nessuno, mamma mia? Di questo che ha combinato quelli? Vai a fare del bene, da poco. 50% te l'ho cacciacabata. Papà, tu mi devi fare una cortesia. Subito, ma immediatamente, vi a trovare la signora e mi ha portato un'altra badante urgentemente qua la casa. Chi ma quella non è quella che ne vorrei. Voglio me.
Pensa a sta casa da badante girate, chi lo peta, per capite? Perché se entra la badante, esco io. E se esci io, esci la pensione. E se esci la pensione, ci moriamo di fame. Ma da fame! Cinci! Cinci da fame, murete! Da fame! Da fame! Buona peggio da un'andra. Piacere, pallindola. Ci sta parola. Fofo! Ti sono detto che ti da sci e chiama la signora e mi fanno una. Qua, subito, un'altra badante! Ma che chiama? Dove vai? Secondo te? Ma qui è matto, mamma mia! Qui, quella casa a me con mandiglia. Se sentisse detto buono, lo potete perché. Ah, guarda, vabbè. E voi posso dire un'altra cosa? Ancora! Che sciabbaledette sti badante!